Siderurgica TV. Attenzione, io voglio fare una cosa storica. Ho detto all'inizio che sono passati 10 anni di Mudù, e in questi 10 anni di Mudù c'è un qualcosa che non è una barzelletta, che è nato 10 anni fa. Quando è nato il Mudù è nato questa cosa che mi permette di dare il regalo o a te, o a te, o a te, a chi è più bravo. Qui ci sono delle sedie che abbiamo preso dall'ufficio dell'assicurazione. Oh, allora, mettiamone uno, due. Io continuo a smontare il palco nel frattempo. Quando si consuma scendiamo noi. No, allora, mannaggia la miseria. Uno, due, tre, una a me. Allora, spostatevi un attimino che devo sistemare le sedie in maniera che chi sta qui non viene impallato da chi sta qui. Allora, vediamo un po', forse così è meglio. Ecco, allora, su questa sedia ti puoi accomodare tu, prego. Sedia numero 2, ti accomodi tu, gentilmente. Così come sta, siedi, no, no, non spostare, siedi. Ma perché lasciava fare questo? Su questa sedia ti metti tu, che stai un po' più lontano, verso Gravina ti ho messo, così ti trovi a tuo agio. E qua vi metto io. Attenzione amici, loro faranno, molti di voi lo conoscono, però il fascino di quello che andiamo a fare adesso, cambiano i soggetti, è come se cambiasse tutto. Loro faranno il contrario di quello che faccio io. Il contrario. Se io mi siedo... Siedati. Il contrario, se io mi siedo, tu... Io mi alzo. Se io mi alzo... Quando senti alzi, già penso preservativo, usa che tu... Tu sei fissato. Allora, se io mi alzo... Pure a me? Dai, il gioco com'è? Dai, se non è. Allora, se quando... Perché sono i bambini. Allora, quando io mi siedo, tu... Esatto. Quando io mi alzo, tu... Si alza il re. Tu, io mi alzo, tu... No, io non mi alzo. Il contrario. Io non mi siedo. Allora, il contrario. Allora, quando io mi siedo... Me. Non ha una a uno però, ragazzi, io voglio regalare il DVD. Dammi il DVD del Mudù, perché allora abbiamo questo premio a chi è più bravo, però poi ci sono altri 2 o 3 premi di consolazione, il DVD con 2 ore di barzette sceneggiate. State attenti, io mi siedo, voi no, quando io mi alzo insieme, hai capito? Io mi siedo. Magà. Oh, incontra. Voilà. E poi vince lui. Oh. Io mi alzo. Allora, eliminazione. Adesso facciamo fuori, rimangono in 2 e poi rimane uno il vincitore. Però siccome è troppo facile, abbiamo i cappellini. Ah, allora, col cappellino aumentiamo le difficoltà. Giallo a te, invece a te giallo, a differenza che a te lo do giallo. E io blu. Allora, quando me lo metto, voi no. When I leave, you... Perché ti alzi? Seduto, quando mi siedo. Metti cappello. Me lo metto. Bravo. Togli. Io mi siedo e ti alzo. No, su capì. No. Oh, 2 cose. Alzati, Madonna. Alzati. Io. Togli. Ogni volta che. In piedi, il cappello, mettilo in testa. Il cappello. Io mi alzo. Bravo. Figuriamoci, mo credo la cannucci che cosa succede. L'ultima difficoltà, ragazzi, mi raccomando, vi voglio vedere attenti. Qui abbiamo, allora, voi siete la giuria, mi dovete dire chi è più bravo di loro 3. Ci sarà la musica, allo stop della musica, se io sto seduto, voi sarete in piedi. Se io ho il cappello in mano, voi in testa. Se io ho la cannuccia in bocca, voi in mano. Ok? Lasci cappello. Allora, pronti? Attenzione, la metto così.
salgo, bravo, metto, la cannuta, me, Dio li fa e poi le accocchia. Ragazzi, in bocca al lupo, chi sbaglia ci lascia, rimangono in due, finalissima, il solo uno, il vincitore, vince il DVD del Mudù, e adesso lo posso dire, sennò qua venivano tutti, un viaggio a Parigi per due persone, 4 giorni. Potete anche regalarlo a un nipotino, a chi volete, oppure 4 persone 2 giorni, poi è intercambiabile il premio. Tu sei mai stato a Parigi? Sì, sì. Parigi? Sì. È stato? Sono stato. Quando? Dal 61 al 67. Tu? E che facevi a Parigi? Il carpentiere, cosa? A Parigi? Ah, ma dove cazzo? Madonna, sa. E che cosa hai costruito lì? Sono lavorato, ma dei soldi in Italia. I soldi? In Italia. E bravo. Ho sentito parlare di uno a Parigi che pigliava il terrorista e lo portava in Italia. Questo era lui, complimenti. Quindi conosci il francese? Beh, appena appena un po'. Adesso ho 40 anni che non ci sono più, 42. Una cosa, la parola che ti è rimasta impressa in francese qual è? Impressa, noi abbiamo, era una squadra, tutti italiani, l'avremmo tutti assieme, tutti italiani, quindi francese. Quindi tra di voi parlavate in italiano, ma vivevi proprio a Parigi come città? A Parigi, sì. 5 anni. Ma tornavi ogni tanto qui? Ogni anno. A Natale solamente, ma guarda un po' che bello. Merita un applauso perché è. Invece tu a Gravina, beh, ti ricordi Gravina tu, sì, sì, sì. A Gravina torni ogni tanto? Sì. Tu invece? A Rioni. Allora, pronti? Ricapitoliamo, ragazzi. Vediamo se io mi alzo. A voce, se io mi alzo. Io sto seduto. Bravo. Se mi metto il cappello. Io me lo toglio. Sì. Toglio. Quindi io lo metto, tu? Me lo toglio. Se mi toglio la cannuccia. La metto. Sì. Bravo. Pronti? Applauso di incoraggiamento. Uno me e lo toglio. Lo toglio e lo metto. No. In bocca al lupo, sta per partire la musica, io parto in piedi, voi seduti. Attenzione. Cappello in testa, bravi, io no. Cannuccia in mano e voi in bocca. Vai. Pronti? Musica maestra. Quando il sole se n'è andato e la notte si fa scura, senza stelle, senza luna, c'è una grande luce nel cielo. Viva San Eusebio, salvatore dell'anima mia. Viva San Eusebio, salvatore del mio cuore. Quando in furia la tempesta ed il tuono fa paura, in gambagna o fra le mura, San Eusebio è qui con me. Già stavo rigoglionito, ma proprio meritano un applauso, sono bravo. Però solo lui è più bravo, guardate, senza cappello. Perché c'è in testa il cappello? Io ce l'ho in testa. Toglio. Quando io lo metto, io lo toglio. Ho detto, scusa. A parole sì. Allora, pronti? Attenzione. Cannuccia in bocca, io ce l'ho in mano, ragazzi. Vai. Quando il sole se n'è andato e la notte si fa scura, senza stelle, senza luna, c'è una grande luce nel cielo. Viva San Eusebio, salvatore dell'anima mia.
Eusebio è qui con me. San Eusebio, sono cioè, che mi faccio confondere pure a Memo. Cioè, assurdo. Mannaggia, ma che appartenga? Sta la famiglia di qualcuno, no? Mannaggia. Ultimo stop e poi diamo il premio o a lui o a lui o a lui. Voi dovete dirmi chi vi è sembrato più bravo. Uno, dei, uno, uno deve essere il vincitore. Ricapitolando, ricapitoliamo, perché chi ha capito veramente le regole, se io mi metto il cappello, io me lo taglio. Quelle sono le regole. Perché ride? Che è azzeccato quella. Pronti? Attenzione, cannuccia in bocca, vai. Cazzo, se dai, non gioco più, mi piace. Applauso a tutti e tre. Allora, Nir, basta, mi piace. Allora, alziamoci, dobbiamo decidere il vincitore. Lasciate il cappello qui sulle sedie e la cannuccia ve la tenete. Poi vi dico stasera che dovete fare la cannuccia uno a uno, eh? Con entusiasmo, euforia. Allora, tu, chi stava al centro? Allora, tu stavi vicino a me qui, tu stavi al centro. Farete l'applauso solo a uno dei tre. Tu stavi qui, per favore, e tu stavi qua. Allora, chi avrà l'applauso più forte vince la gara. Però se fate l'applauso a lui, non lo potete fare agli altri due. Decidete a chi dare il vostro voto, perché i premi sono belli. Vediamo se si ricorda. Allora, se io mi, quando mi alzavo... Pure a me. Vabbè. Se volete votare per lui, applauso per lui. Neanche la famiglia, eh. È proprio una tragedia, proprio. Ricapitoliamo sulle regole, quindi io metto il cappello. E io me lo toglio. Ancora ci sfugge qualche cosa. Eh? Sono bravi. A me sta bene. Se invece vi è piaciuto lui, applauso per lui. Io mi cambio pure io. Madonna, se non c'è cazzo a dire che... Fammi che anche i nomi a me, va? Dialettale, Antonio Ioccio. Iucci, la I, a me senza la I, U. Ti chiami Uccio tu? Ti chiamano Uccio gli altri, no? Antonio. Se vi è piaciuto Antonio, applauso per lui. Tra i due, allora rifacciamo, per lui... Antonio, dalla Francia, Antonio, è vero? Per esempio, vediamo, ecco, per te che conosci bene il francese, che significa pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, che significa? Pourquoi, e poi anche qua. Ah, ma detto cosa è stato in Francia, cosa? Oh, pourquoi? Pourquoi? Che significa pourquoi? Perché stai qua, pourquoi? Ci batti nella. Che significa pourquoi? Perché? No, per sapere. Allora.